Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Ci siamo! Siamo quasi arrivati in fondo a quest'altra stagione con la nostra Juventus. Bayern Monaco, Champions League, partita di ritorno. All'andata abbiamo giocato in casa, è finita 1-1 contro i tedeschi. Oggi siamo in Germania invece. Siamo in Germania, andiamo a vedere un attimo la formazione subito. Vidal, notiamo subito un Lacazette veramente morto, distrutto, Griezmann uguale. Cavani c'è, però Cavani in forma, quindi la formazione senza dubbio sarà questa qui. Guardate la panchina, veramente siamo alla fine della stagione, si vede, sono tutti distrutti, veramente assurda questa cosa. Quindi signori, come sempre vi ricordo un like, raggiungiamo i 2000 mi piace per questo episodio, speriamo di riuscire a passare il turno contro questo Bayern Monaco e noi come sempre ci vediamo in partita. È l'Allianz Arena, guardate lì che stadio, guardate lì che roba, spettacolare, tutto rosso in occasione di questa semifinale, di questa partita di ritorno, di semifinale di Champions League. La pioggia, c'è anche lei a dar fastidio a questa partita, qui tutti i nostri percorsi, loro hanno imbattuto Inter e Wolfsburg, noi ci siamo imbattuti contro Arsenal e Saint-Étienne che avevamo già beccato nei gironi, ve lo ricordo. E beh signori, stra concentrati per questa gara, stra importante questa gara. Aguero, ho visto Aguero ragazzi là davanti, eccolo lì, quindi attenzione, c'è Neuer in porta, Aguero e Cavani giocatori da seguire, speriamo che il nostro Aguero faccia la differenza. Dai cavolo, attenzione, Müller che all'andata aveva segnato. Occhio, qui dentro il pallone, mamma mia, Donnarumma subito così, cosa va a salvare? Oh mio Dio, iniziamo maluccio, Coman intanto è partito, Coman che è andato a giocare a Monaco. Occhio al possibile cross dentro. Andiamo fuori, andiamo via, Müller. Il pallone lì, vediamo se riusciamo a recuperarlo. No, è lì ancora lì, madonna mia, deviato, calcio d'angolo di nuovo. Un po' di confusione qui in difesa, Bonucci capitano, pazzescamente incredibile. Cavani è partito intanto, sperando di recuperare questo pallone, attenzione, subito così, recuperato, vediamo, sì, no, cavolo, di un niente, Bayern Monaco che gioca i palloni molto lunghi, attenzione, il pallone recuperato qui da Bonucci, bravissimo, Cavani, c'è la prateria per Paolo, attenzione, vediamo se Dybala riesce ad arrivare su questo pallone, ce la fa, no, porca miseria, gli è mancato l'ultimo attimo, dove doveva tirare, Lamina, attenzione, il pallone lì però, Dybala, madonna, mi ha deviato il pallone dal difensore, murato più che deviato. Però il pallone è sempre nostro. Attenzione qui. Proviamo a servire. Ah, mi ha provato a servire Pogba. Dall'altra parte adesso il pallone viene recuperato da noi, bravissimi. Cavani. Cerca uno scambio con la Lacazette. Attenzione qui, Pogba. Pogba col fisico, bravissimo. Attenzione Pogba, signori. Pogba riesce a girarci. Lamina, madonna mia. Fuori di pochissimo. No, no, Verratti così. Attenzione al Kun. Madonna mia, Donnarumma c'è. Se prendiamo gol, ragazzi, qui dobbiamo segnare per portarcelo subito a casa. Perché se no, se andrà ai supplementari, se facciamo 1-1, se rimane 0-0, la partita se la portano a casa i tedeschi. Attenzione lì, madonna mia, palla direttamente fuori. Calcio d'angolo, anzi, non era direttamente fuori. Lorenzi subito. Robben in seguito. Attenzione il cross dentro. Madonna mia, il pallone lì, di nuovo calcio d'angolo, un pressing assurdo quello del Bayern Monaco, attenzione Vidal va a prendere il pallone, c'è anche Paolo lì però, attenzione Dybala, bravissimo, teniamolo lì, madonna mia, vai Pogba, dai Paul, cavolo il tiro, madonna mia, di Müller deviato, di nuovo calcio d'angolo, dai che recuperiamo sto pallone, cavolo, dai che lo recuperiamo. Non lasciamoli tirare, mi raccomando, Vidal fermato, bravissimi. Il pallone recuperato, bravi così. Cavani. Verratti nello spazio qui per Paolo, attenzione Dybala. E Pogba, scusate. Pogba, Pogba. All'indietro, dove c'è Cavani? Traversa gol! Edinson! Cavani! Mamma mia! Oh mio Dio, il nostro Cavani, Edinson Cavani, signori. Che spettacolo, 70esimo! Oh mio Dio, il batticuore, pazzescamente incredibile, signori.
Cavani Show, ragazzi, Cavani Show. Qui Pogba se la porta via, non lo ferma nessuno. Ah, vi dico una cosa, se sbacchetto ogni tanto che dico qualcosa che non è tipo Paolo, che invece magari è di Pogba o cose del genere, perché fa un caldo boia e ci può stare, ragazzi, che dico delle cavolate. Mamma mia, che bomba, signori, di Cavani, pazzescamente incredibile. Cavani Show, signori, qui sotto nei commenti. Madonna mia, Pogba ha recuperato il pallone, sì, cavolo. Guardate qui dentro, no, era l'ultimo uomo, non ci credo, non gliel'avrei mai data. Andavamo in porta. Porca miseria. No, così, Vidal. Occhio al possibile cross dentro. No, palla nostra, palla nostra, palla fuori. Vediamo se finisce la partita. Finisce qui la partita, madonna mia, vogliamo in finale. Che partita, signori. Madonna mia, vogliamo in finale. Che caldo, cioè se qui dentro c'erano 35 gradi, la temperatura è aumentata a 45. Che, signori, che show, mamma mia, pazzesca sta partita. 3 tiri, 2 in porta, infatti ha dominato il Bayern di Monaco, ha battuto 6-7 calci d'angolo di fila. Mio Dio, che roba, ma passiamo il turno e andiamo in finale dove incontreremo forse, non lo so, qui c'è 2 pari ancora. Adesso andiamo a vedere il calendario e scopriremo contro chi giocheremo la finalissima di Champions League. Mio Dio, ragazzi, penso il Milan, attenzione, vediamo un po', non ce lo dicono ancora, devono ancora sistemare il calendario probabilmente. Comunque, campionato adesso, ragazzi, campionato, oh madonna mia, campionato dove giochiamo contro il Chievo e guardate la classifica, siamo a 67 punti con una partita in meno, l'Inter ne ha 70 con una partita in più, quindi 3 punti, se vinciamo andiamo a pari punti con l'Inter, attenzione, primo torneo, intanto 7 milioni, preparate il mio ingaggio, ok, sistemiamo l'ingaggio di Coman, comunque 7 milioni per aver raggiunto la finalissima, mio Dio Coman, allora vediamo un po', 140.000, minchia, proprio rivisitato totalmente questo budget, questo stipendio, allora 140.000 per Coman. E adesso andiamo quindi a giocare contro il Chievo, come avevo detto prima. Madonna mia, che tensione che è venuta fuori dopo questa partita contro Bayern Monaco. Quindi ecco qui la formazione: Griezmann, Lacazette, Ali, Draxler, un po' di cambi ovviamente, chiaramente bisogna tornare adesso la rosa, adesso che mancano 4-5 partite. Teniamo botta anche qui, speriamo di raggiungere, di vincere questa partita e portarci a casa i 3 punti per pareggiare i 70 punti che si è portata l'Inter a casa. Siamo anche in casa, siamo anche in casa, abbiamo i favori di casa, come si suol dire, Chievo Verona. Carichi come non mai, come dice Fuse. Quindi signori, concentrati, mi raccomando, fino alla fine. Dai cavolo. Attenzione, intanto è partito Dele Alli. C'è Donnarumma, bravissimo Donnarumma, va a servire subito Dele Alli, attenzione. Griezmann. No, abbiamo perso il tempo. Bravissimi, ha recuperato il pallone qui. La Lacazette per Griezmann, attenzione Griezmann, signori. Griezmann. Madonna mia Griezmann, cosa ha fatto? Ma che cosa ha fatto Griezmann? Mio Dio. Mamma mia ragazzi, cosa ha fatto Griezmann? La skillò, si è mangiato il difensore avversario, l'ha buttata lì, guardate lì che roba, arriva lì, tac, skill, se lo mangia completamente, poi mancina incrociare. Mamma mia signori, per adesso continua a vincere l'hashtag Cavani Show, perché comunque contro il Bayern Monaco passare il turno, arrivare in finale, tanta roba. Ma qui parliamo di 3 punti che vanno a incidere nel campionato, dove siamo proprio a 3 punti dalla prima in classifica. Vediamo come si sviluppa la partita. Ma mamma mia signori, che gol! Riparte il Chievo. Madonna mia, Pogba ci prova. Occhio al possibile cross dentro. Adesso viene effettuato il cross da solo. Madonna mia, ho sbagliato tutto. Non so chi fosse, Paloschi forse. Potrebbe essere Paloschi, ha sbagliato da 1 metro praticamente, no, non è vero, era fuori dall'area piccola, però mi ha rischiato veramente tanto. E allora ripartiamo con Kanté, non la Kanté si allunga il pallone, ma bravissimo Kanté, Griezmann, in fascia qui dove c'è Draxler, può far partire il destro, madonna mia, perché si buttano lì indietro sti portieri, l'avevo visto dentro sto tiro, Dele Alli, attenzione, riesce a girarsi, il mancino, madonna mia, il pallone ancora lì, ma che cazzo.
cavolo, perché non abbiamo un po' di culo, cavolo. Entrava sto pallone, dai che glielo prendiamo sto pallone. Ma che cavolo, dai, non l'ha fatta apposta. Calcio di punizione. Battuto sul pallone, però ha recuperato subito. Griezmann dall'altra parte, sale Pogba, attenzione Pogba ragazzi, attenzione Pogba. Dai Paul, non ci arriva mi sa, non ci arriva, ma non ci arriva un tubo. Griezmann, il pallone lì, ti prego buttalo dentro, e stavolta c'è andato, cavolo, un po' di culo, l'ho chiesto prima. Dele Alli la butta dentro, chiude la partita, non è vero, chiude la partita perché siamo al 52esimo, 2-0. Madonna, un po' Pogba che fisico, madonna sto portiere però, non poteva parare anche questa, no, c'è proprio assolutamente. Da 50 centimetri Dele Alli la butta dentro. Dai cavolo, ci stiamo avvicinando alla vittoria. Griezmann prova a servire Dele Alli, bella l'idea. Attenzione adesso però, il contropiede velocissimo del Chievo. Meggiorini, palo, madonna mia, ma che cavolo. Porca miseria, cosa mi ha rischiato, palo. Donnarumma però lo stava difendendo bene quel primo palo. Qui Pogba, poverino, non è riuscito a stoppare questa fucilata. Ehi, volevi, no, ehi, scherzavo. No. Cioè, allora, il primo tiro, sul primo tiro, ragazzi, che cavolo di parata ha fatto Donnarumma. Da tipo 10 centimetri, la mina, guardate lì. Qui abbiamo pigliato gol, vabbè, oh. Guardate qui, che cosa ha parato. Cioè, ha fatto così col braccio e l'ha parata, incredibile. Poi, vabbè, oh, come dicevo, è chiaro, di lì si piglia anche gol. Stiamo molto attenti però, perché visto che mancano ancora 15 minuti circa. Madonna, Draxler, intanto che parlo, Draxler. Ma potevi fischiarci un fallo, arbitro, però, eh? Te col tacco qui dentro, Griezmann si fe. Allora, il problema è che io di destro con Griezmann non voglio tirare, perché tutte le volte me li sbaglia sti tiri, no? E quindi dico sti cazzi, no? Il pallone lì però, oh. Oh la cazzette, signori, la partita adesso si può definire chiusa, 3-1 è l'85esimo, qui dal nulla si libera il posto lì per la cazzette che la piglia, si gira, dice vabbè, oh, guardate che fisico che ha, è piccolino ma è tammugno, c'ha un fisico pazzesco la cazzette, poi vabbè, il mancino a girare, le 4 stelle piede debole che si fanno sentire, e 3-1, madonna, bravissimo Griezmann senza fare fallo. Attenzione che sale il compagno, sale Draxler, sale Pogba col mancino secco. Ho detto, Pogba in questo episodio non l'ho visto benissimo. Che giro di palla, che squadra, ma che modulo ragazzi. 4-2-2-2 è una roba assurda, FIFA 17 lo inizierò subito con questo modulo. Pazzescamente incredibile anche di mancino. Pogba là dove il portier non può arrivare. E finisce anche questa partita, 4-1. Madonna mia, che roba signori, 10 tiri, 9 in porta, cecchino infallibile, anche, abbiamo anche guadagnato un trofeo, pensate voi, che show! Avanziamo fino alla partita contro la Roma, adesso la classifica, siamo a 70 punti pari con l'Inter, mancano esattamente 2 giornate per arrivare chiaramente alla 38esima giornata, andiamo dall'ufficio, cosa ci dicono? Coman, questo qua dice di non prolungare il contratto, ma perché? Boh, vabbè, ne riparleremo poi. Allora, signori, ci mancano Roma e Milan per il campionato, dove ci giochiamo sperando che l'Inter una delle due le perda, noi dobbiamo o la pareggi, noi dobbiamo vincerle tutte e due assolutamente. La finale di Champions League e la finale, ragazzi, di Coppa Italia. Veramente tanta roba. Io direi che ragazzi per oggi è tutto, vorrei dividere in questo modo qui, fare, oggi abbiamo fatto queste due partite, nel prossimo episodio vedremo Roma e Milan, queste altre due, vorrei fare poi un episodio dedicato solamente alle due finali di Europa League, di Champions League contro il Milan e di Coppa Italia contro l'Inter, quindi vedremo le due milanesi in tutte e due le finali di Coppa. Che roba signori. Come sempre vi ricordo un like se siete nuovi, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutti i miei link utili, mi raccomando, fino alla fine questa carriera. Poi ragazzi, ho una cosa da presentarvi, una cosa nuovissima che non avete mai visto ovviamente, come sempre del resto, che dire, grazie del supporto e come sempre ci vediamo al prossimo video.